Buonasera ragazzi, eccoci qui. Oggi se riesco a sistemare questa maledetta sedia, perfetto. Buttiamoci subito nel mondo di Cinedicos, vi anticipo un po' di cose mentre apro il gioco e tutto, perché non l'ho aperto già. Boh, vabbè. Allora, praticamente mi ricordo dovevamo entrare nella tomba di Lady Reina. Hanno scritto il messaggio. E rimediare subito. Voilà. Perfetto. Allora si diceva 3651. Ecco qua. Allora, io ho esplorato un po' tutte le varie aree per vedere di recuperare forzieri, cazzi e mazzi e rubamazzi. E nell'esplorare i campi Roland sono arrivato. Ah no. Esiste. Vabbè, facciamo così. Oh signore. Sono arrivato a scoprire una quest secondaria con la classe eleganza che mi ha sempre contraddistinto. Cioè, credo sia. Sì, no, la classe secondaria sì. Sì, qui c'è l'unico portiere che mi mancava, infatti. Però devo superare le Leograne Grottos. Eccola qua, ora ci entriamo, ragazzi, fate subito una cutscene, quindi siate pronti. Eccola qua. Aiutatemi! Sbrigatemi. Ho visto un sacco nel mondo, ma un goblin parlante è nuova. Un goblin pronto per cena. Che fortuna. Lascialo, nonno, può parlare. Non puoi farci mangiare qualcuno qualcosa che mangia. Cosa ti è successo? I pezzoni pesi pensavano fossi un goblin e mi hanno legato qua. Sei un goblin? Insolente, sembra un goblin? Pelle verde, testa pelata, sì, in realtà lo sembri. Hop, non so se è ragazzetto. E così pensavano i ragazzi e i pezzoni laggiù. Ah no. Ah sì, scusate. Così lo sembra anche il signore qua, lo chiami anche lui goblin, cioè Batraz. Il mio nome è Bark, sono umano, liberatemi. Grazie. Andrò da Villici. Aspetta un po', scusate. Chi poteva essere una delle bestie che è stata cacciata dai Villici per mesi? Cosa c'è di strano a me? Perché sta parlando così duramente, così d'improvviso? Gah! È fortunato di essere vivo. Probabilmente si sentivano dispiaciuti perché tu potevi parlare. Ah, si dice perché gli hanno legato qua, dice perché avrebbe sempre sentito in colpa di fare qualcosa contro un goblin parlante, mentre così sta un goblin normale l'avrebbero già ucciso. Dove sta andando? Al villaggio a parlare alle persone. Esatto, un goblin dilemma, infatti, partiva. Perfetto, nuova quest che sarebbe laggiù. Sì, trasporto, pedalare. Ma c'era anche un personaggio che dice Lograne. C'era un personaggio qui. Non mi sbaglio? Con cui volevo riparlare in realtà. Se pensa quanto è passato quando si facevano queste pianure. Pianure giganti. Vabbè, chi se ne frega, dai. Andate di sopra, infatti, eccoci qua. Ah, ecco, è lui. Ah, ecco, è proprio quello della quest, ma figurati te. Che volevo parlarci. Questi sono segni molto larghi per un mostro. Qui è dove il mostro è andato in rage, diciamo, in rabbia. E come sono visti abbastanza problemi con Goblin. Gli abitanti sono scomparsi e. Ah, sì, con i Goblin, il personale
Vilice scompaiono e la politica, la situazione politica. Parker non può aver fatto questi segni. Guardate questi segni. Come quelli nella casa di Chan, ti ricordi? Mi chiedo dove siano stati lui e sua figlia fin d'ora. Casa di Chan, immaginavo. Ma quindi devo andare a casa sua? Ho capito bene? Ho capito bene. Eccolo qua. Eccolo qua. E lui, ciao Marzia, cosa state facendo qua? Ah, sei te, ciao. Papà mi ha detto di aspettare qua, alcune persone sono dentro e stanno avendo un dibattito con Babbo. Oh, madonna, guardati intorno. E ti abbiamo anche visto spostare i corpi. Voi siete fuori di testa. Io sono già un outsider a Basil. Ma avete qualcosa... Pensate abbia qualcosa a che fare con il mostro? Ah, siete voi ragazzi. Queste persone sono completamente fuori di testa. Pensano che sono in combutta col mostro. Un mostro che quasi ha ucciso mia figlia Marzia. Sentitemi. I soldati di Tarineiani, insomma di Tarin, sono scappati. Si sono scappati dal banchetto di Quansport. Hanno preso mia figlia in ostaggio. In cambio di farli passare dal confine. Come potessi far nulla, il mostro li ha uccisi. E ha quasi ucciso Marzia. Calmati, Gian. Abbiamo capito dal punto di vista. Che cazzo è? Che succede fuori? Marzia. Ah, loro mi stanno attaccando. Marzia, vattene. Ah, wait. Aspettate, Gluta Gnoria. A Bark è lui. Diavolo. Era Bark. Creature disgustose. Sta bene, Marzia? Sì, i goblin sono venuti improvviso. Tutto è successo così in fretta. Sono viva, ma... Sono vivi, ma... feriti brutalmente. Non può essere fatto nulla contro quelle pesti? Stanno devastando il nostro villaggio e devono essere responsabili per la scomparsa di molti villici. Sono sicuro. Potremmo parlare con l'anziano Goblin un'altra volta, ma l'ultima volta è stata abbastanza inutile. Un altro Goblin che può parlare? Sorpresa. Non andrò a quel villaggio di nuovo. Voi siete un clan, vero? Potete fungere da diplomatici in questo conflitto? Ok, vabbè, possiamo farlo, vabbè, accettano. Andiamo, Glenn, sì. Ottimo. Raggiungete il loro villaggio attraverso le grotte urbane. Ah. Se indossi questo emblema ti lasceranno entrare. Prendilo. Ah, Gian, prendi quella di tua figlia. Ma solo te. Andiamo. Su me la figlia, è sicuro, ma guarda. Sono sicuro, ma no al 100%, al 100.001%. Andiamo qua. Vai, bello, pedala, vai. Quindi di qua, ok. Sì, sicuramente se arriva lì diranno, no, ma non c'entriamo niente, noi siamo solo dei simpaticissimi... Dupale una palla, non c'ho presente da tanto, insomma. Siamo la salvo, perché non voglio far casino. Ok. Salviamo subito. Perfetto. Qui ci potevamo andare, no? Va bene. La parte subito al cattino, sicuro, guarda. Ora fa va, va, va. Rock Laboro. Vabbè, ma questo non lo leggo, tanto mi sembra inutile. Ah. Ok. Oh, 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 ma qui abbiamo due portierozzi? Vabbè, qui tanto parlare con loro è totalmente inutile. Che figo anche il pentolone. Ah, umani gustosi. Cosa posso fare? E dobbiamo andare su, dobbiamo esplorare questa.
c'è una bottiglia con alcuni liquidi, lo bevo? Perché no? Sta strano. Allora, ma l'ho bevuto. Non mi dico niente. Pensavo bevendo la avrebbe potuto aprire. Questo qua mi ci arriva però, scusate. Questi goblin sono disgustosi. Li trovo abbastanza carini, sembrano come piccoli nonnetti verdi. No, non è bellissimo. Che fa? Bello! Questo per lei sarebbe ottimissimo! Sì, glielo do. Parlo con tutti. Ma dai! Ok, ottimo, più che ottimo, ottimissimo. Mi sa che ho 60 di questi. Voilà. Poi, super ceschino, sto facendo una quest secondaria, ovviamente sono al villaggio dei goblin, infatti senti la meravigliosa colonna sonora. Però non capisco che dicono questi maledetti. E poi io ho appena trovato una roba assurda per esplorare qua sotto. Qui ci dovrebbe essere un forziere a qualche parte. Eccolo lì, eccolo lì. Che pensano di fregare il capitano qua? I goblin che ruttano, esatto. I goblin che ruttano. Ah, ce l'ho già, peccato. Vabbè. Sempre meglio di niente, dai. La rivenderò. Vabbè, andiamo avanti, vieni a questo e poi da che ho trovato delle bacche speciali posso andare a uccidere quei mostri mille occhi. Questo è l'anziano dei goblin. Umani, cosa stai facendo qua? E perché sono le vostre dette sono ancora sui vostri corpi? Noi siamo qui per conto del villaggio di Basil. Ci hai seguito? Non sono venuto qui per riposare. Anziano, smettete di attaccare il nostro villaggio. Ah, idioti, perché dovremmo risparmiare voi umani? Voi fate lo stesso con noi, uccidete ogni goblin che vedete senza rimorso. E anche il sangue è anche nella tua spada, lo sento. Sì, siamo andati da Giorgio pomeriggio, ma siamo andati tardi, siamo arrivati alle 7 e un quarto e alle 8 e un quarto siamo andati via. Ma si è improvvisata in realtà perché siamo andati al mare con Reto. Ci deve essere un modo di trovare un patto, noi... No, fuori! Se non siete fuori subito, manderò tutto il villaggio contro di voi. E questa è l'unica promessa che manterrò. Ai ai ai, questo conflitto non può trovare una soluzione pacifica. Ecco Bark. Vabbè, qui non si capisce e dice... Non puoi parlare più? Sembra averi veramente arrabbiato. Danger, mia figlia. Pericolo, mia figlia. Marzia! Secondo me sua figlia è un mostro, vedi? Ma non posso entrare qua a parlare con Taddeo qua? Andatevene! Andatevene! Che stronzo! Io devo andare un attimino però prima di andare... Ah, qua devo andare qui. Cioè, scusate come sta invece con la schiena? Stai meglio? Dai, oggi ti sei un po' riposato, dai. Qui c'è un mostro che mi appare e mi sa solo a volte, io voglio disintegrare, eccolo qua. La salviamo, ho comprato le bacche apposta, porca loca, Eccola qua. Boom!
tanto è già tutto fatto, quindi vabbè. Ma non te li tolgo però. Me lo massacro. A bomba! Mi sembra ce n'era un altro però. Sono sicuro che c'era qualche altro mostro qui. Vedi, questo? Ai, questo è imprevisto, ragazzi. Certo. Ora si fa questa missione secondaria, Cesco prende questo emblema e poi si va avanti subito. Si va nella tomba di Rena, quella dove era prima, insomma, dove doveva andare fondamentalmente. Sì, dai, meno chiacchiere, più botte, forza. Voglio spaccare. Caproia puttana. Partiamo da uno, ma è un casino qui. Cazzo, si muore. Oh, non ho tolto la suoneria del telefono, ma muoio sicuro, Scusate, piccoli impegni. Allora. Cazzarola, come si fa? Come si fa qua? Dai, forse ce la facciamo. In realtà è un combattimento facilissimo, solo che Ho sbagliato, cazzo. Ora si attacca lui, mi demolisce, infatti, lo sapevo tanto. Cazzo. Vabbè, ora dobbiamo avercela fatta, dai. Dobbiamo avercela fatta. Perfetto. Va, la grande. Non fate un cazzo, non fate niente. Ma nessuno cura qui? Chi è sta banda? Sono morti tutti, vai, perfetto. Dai, suscitiamolo tanto per tenere un po' la baracca, va. Vai, morti tutti. Non è morto lui ancora? Ma guarda, crepa! Che diavolo! Vabbè, questa è stata facilissima comunque, dai. Sì, va bene, che mi dai? Che classe mi dai? Sono goloso. Mage Warrior, subito a Glenn immediatamente. Nemmeno ci penso. Sì, va bene. Chiacchiere più nacchere, forse. Qui, ragazzi. Oh. Mi gusta. Ma devo trovare ancora le cave qua. Vampiri, sì, qua, buona. Mage Warrior. Mi piace. Altro mi sembra che... Tu devi fare anche il chierico, vabbè, ti vedi, dai. Oh, tanto. Ci hanno imparato tutti. Allora, skill, set skill. Quindi che si mette? Magic Smash. No. Usa l'attacco magico. Davvero hai vinto? Dubito, però... Bello questo, mi piace. No, che banda è qua? Ecco. Sì, oddio, per Glenn serve a poco e niente, però insomma, ma ce l'abbiamo. Andiamogli una mano qua. Perfetto.
Niente, quindi qui che devo fare? Ma ho trovato un mostro, che sono sicuro, che ora sono ricognito, sì, ma insomma mi piace. Ma non voglio combatterli tutti a questi, eh. Facciamo così. Dai. C'è nemmeno un gusto. Davvero? Ah, perché sei scarso, dai, c'è su, dai. Però questa, sono curioso. Megoyoni. Lo gradisco. Sì, vabbè, è un combattimento finto praticamente. Ma facciamo così. Ma c'è più niente sto poromo qua. Guarda, lui è fortissimo. No, dai, cioè, comunque ti puoi abbandonare così, cazzarola, su. Ma chi mi ha tolto? Wow, 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 wow. Perché lui non c'ha la classe? Scusa, però. Però io devo capire un attimo. Teniamo di questa, anche perché almeno le do tutte, anche se ne una non gestita. Ma sulla fine c'è niente, quindi io sprovo tutto. No, no, là ci deve essere qualcosa, provo a uscire e entrare, guarda. Dall'area proprio, vedi. Perché quando ho trovato la prima volta non c'erano tutti questi mostri, c'era solo lui. Cos'è? Tanto ho ucciso tutti e sono straforte, ma scusa. Come fa a morire davvero però, scusa, perché è forte, però se rimane sputta l'attacco a distanza, secondo me, eh. È qualcosa che non mi torna qua a me. Vabbè, guarda, proprio un attimo, un minuto, poi vado avanti, ma ci ritorno, ma me lo ammazzo per conto mio, altro sarà scandaloso nel tutti gli altri, però strano, non mi quadra proprio, eh. Questo è normale, ma era anche un altro colore aveva. No, no, né a lui, né a lui. Non c'è niente di niente, ma devi fare a cavallo, devi guarda, devi andare sotto, o vai a piedi sotto le zampe, oppure vai a cavallo contro le ali. Se vai contro le ali, ce la dovresti fare, secondo me. Scusa, facciamo così. Come c'è? No, la palestra non ci fa. No, ma non devi colpirlo, usavi le magie o niente, devi puntare le ali col cavallo e devi andare verso. E quando lui fa tutte le mossette del cavolo, vai verso le ali e attacchi le ali e gli giri intorno. Ma prova, vedi, ce la fai, tanto secondo me. La mia mostri non ci sono. Adesso me lo trovo, però. Eccolo! Ma non lo sapevo tanto. Bam. Vediamo un po'. Perfetto. Questo è più forte, ragazzi. T'avevo detto, questo è forte. Sì. Poco, eh. Infatti, questo è un combattimento vero. Ma facciamo così allora. Mettiamo quelli forti. Bella lì. Dai, si fa il culo, vai, fangubi. Bomba.
Madonna, con Toxic gli ho tolto un botto. Lui è debole alla terra, fantastico. Non voglio provare questo. È più forte. No, strafotte. Porca puttana. Ma che me frega. Terra, vai. Non so quanto gli ho tolto, però se ne può. Boh, vabbè. Merda? Merda della merda. Meno male, va. Dai, dai, bello, dai, bello, dai. Mi potevo rubare roba, non ci ho fatto caso, madonna. Provi di? Vediamo un po' se lo trovo. Eccolo qua. Ah, il più forte di Tadeus, vedi? Ah, quando si muove tutti gli altri spariscono, vedi, eccolo lì. Ah, non posso rubare niente, vabbè. Ah, perfetto. Quanti vi... Vediamo un po' che... quanti punti di vita c'ha... ci avrebbe? 94.000, vuol dire che io ho tolto comunque 6.000 grazie a Toxic, perché... no, non ci si faceva. Scusa, il vecchio tank degli Hack? Ma no, 2004. Pensare quanto ci tribolavo. Comunque vabbè, meglio così, vai, questa è fatta. Devo andare qua giù. Salviamo, ho fatto una gran cosa. Poi voglio andare alla tomba di Rei, non voglio perdere tempo con questa festa secondaria, anche se è stata utilissima in realtà. No, Marzia! Oddio, no! Ghia! Non risparmiano nemmeno i bambini! Attento! No, non li uccido mai. Ok, non si ammazzano i goblin. Che cazzo? Erano solo i suoi vestiti? Vuol dire ancora viva? Dov'è Marzia? Dateci quel goblin, appartiene a noi. Perché dovremmo? Dov'è mia figlia? Cosa avete fatto con lei? Figlia, pericolo, no, pericolo, figlia pericolosa, mia figlia è pericolosa, parca ragione, la tua figlia è troppo pericolosa per te, guarda, è proprio davanti a te e vuole ucciderti, cosa? Stupidi umani, sì, noi abbiamo fatto scomparire i villici, ma non per rapirli, ma per trasformarli in goblin, la ragazza è diventata uno di noi, ecco perché Bark e gli altri hanno tentato di prenderla prima. Non può essere. Ah, quindi ho rischiato di uccidere lei? Per ora. Non c'erano... non c'era un buon numero di persone ferite intorno a lei? I soldati di Tarin, i villici. La trasformazione prende alcune settimane. Le persone vanno e vengono, cioè si trasformano avanti e indietro. Durante la transizione a volte succede che ottengano il potere dell'orco. Ogre, penso sia orco. Queste è la bestia, sono le bestie che assaltano il vostro villaggio, sono gli umani che difendono goblin. Ho sentito questa trasmutazione, ma non pensavo che i goblin fossero capaci di questa magia di alto livello. Hai ragione, tu pensi che i goblin siano stupidi? Guardaci adesso, ecco il problema. Ecco perché non ci sarà mai pace. Adesso dacci il goblin, è una di noi. Mai! Allora sarà per forza, tramite forza. Porca trombina, me l'aspettavo. Allora, qui si fa... come faccio?
faccio un culo in paiolo. Bomba. E qui si cambia con Tardeus. E facciamo questo. Vabbè, ho tolto un po'. Cesco, però dimmi un po' di più, ora dove stai andando? Stai tentando solo di fare Rising Dragon. Fatto un bel culo, ragazzello, eh. Gna. Hai vinto per adesso, ma torneremo. Cioè che tireremo fuori il nostro dio e con la sua benedizione non avete speranza. Vieni, Bark, al nostro santuario a maniare Vigrand. Marzia, Marzia. Una tragedia. Quindi questi goblin erano umani una volta. Non di... ah, ok. Non dirlo a nessuno di esso, sennò uccideranno Marzia. Mi nasconderò con lei. Non ci non farà male a nessuno. Nemmeno posso prendere la sua forma umana più. La sua forma umana. Troveremo un modo, in qualche modo. Mi farò tornare, per favore. Promettete di non dire a nessuno a proposito di questo. Almeno finché una cura non sia trovata. Va bene, aspetteremo almeno qualche giorno. Forse le sue condizioni cambieranno. Ma non aspetteremo più a lungo di così. I villici devono sapere che ogni goblin morto seppellisce un umano. Non ho capito cosa, di cosa però non hai capito. Grazie, grazie mille. Shanahava ha sentito a mia casa. Ecco dove ci nasconderemo. Marzia diventerà un umano ancora, lo so. Senza speranza, se me lo chiedi. Fortunatamente nessuno te l'ha chiesto. Non dire così. Io vorrei tornare normale, ma come se potrebbe succedere. Forse lo troveremo. Troveremo il modo. Ah, quindi è finita così questa? Quindi mi sembra strano però, eh. Allora, quindi niente, qui voglio andare a vedere però qua dietro in casa, scusa, poi andiamo nelle tombe, perché mi sono rotto, voglio... Dov'è la cava però? Forse una cava dietro casa, perché è proprio dietro la casa. Forse proprio qua dietro, non c'è. Oh, no, non ci posso credere, ho trovato così a caso. Culo, vabbè. Povera Marta, mi chiedo se sarà più in grado di vedere il suo sorriso di nuovo. E quindi niente, puoi andare alle miniere, oddio, miniera, sto leggendo, no, mi stanno scrivendo dei messaggi, per questo sto un po' mi dice Miniasa Mines, ma dove cazzarola sono, forse sono queste qui. Andare qua sotto, non mi ricordo dove ci arriva. Ah, di qua. Ah, tanto salvo, va. Meno male non l'ho uccisa, tra l'altro, che se uccideva era un casino, ma non mi dice dove sono, vero? Ora le miniere sono solo queste, ragazzi, che si scappa poco lontano, vedrai. Ma qui si vanno altre miniere, di qua si va questo forziere. Vedete, ho un pranzo domenica, non questa tra due. E se vado giù? No, vai in culo. Basta, si va avanti. Vai, andiamo. Comprando a Firenze il 12
mi stavano scrivendo un po' del menù, un po' di informazioni più che altro per me, per la celiachia, capito? Quindi, allora, ragazzi, si va avanti. Perfetto, vai, andiamo. Si va. Dice, sì, non potrei tornare per un po'. Benissimo, non mi frega niente, andiamo. Nessuna mappa, ottimo. Che mi danno? Vabbè, lei ce l'ha già. Lui ce l'ha già. Lei migliorerebbe? Non sono d'accordo. Lui va bene. Lui non migliora per niente. E niente, a posto, inutile, lo venderò. Vado dai miei vecchi colleghi di università. Bel teletrasporto. Che tomba figa. Lì ci si diverte, ragazzi. Ho detto, vi ho rubato questa mezz'oretta di secondaria con... che fighi. Che succede? Ah, ci siamo divisi? Che è successo? Qualcosa ci ha separato dal resto del gruppo. Ascoltate, maledetti, se Bivic, ne posso dire. Qui c'è strega, stregati, eh. C'è stregati, insomma. Da dove viene la voce? Solo i puri possono avvicinarsi alla tomba. Tutti gli altri devono prima provare a superare delle prove. Portate con voi la maledizione che il fato vi ha messo sopra. Quindi passate le prove così che possiate sconfiggere il fato e provarvi degni. Una prova per via della maledizione? Guai, ma non ti preoccupare. Ci prenderemo cura di te, principessa. Grazie, ma posso prendermi cura da sola. Forse sei tu a cui servirà il mio aiuto. Dopotutto, ti mancano tutti gli arti. Abbiamo passato molti anni combattendo attraverso i campi di battaglia del mondo. Non ci sottovalutare. Non lo faccio, però. Ci separa di nuovo. Sono tutto io praticamente. Matrazza? Adesso siamo separati anche noi. Beh, almeno a te, Cress. Mi chiedo perché. Ma pensavo. E a lei devo dare qualche skill, devo dare davvero però così, perché sono multishot. Allora, raise, non ci faccio niente. Tanto meno resolve, però questo lo devo potenziare, quindi va bene. Andiamo un po'. Shield aura, medical water. Casino. Insomma, disastro. Una tragedia. Voilà, questi dobbiamo parare tutti. Togliamo questo, mettiamo piercing shot e qui mettiamo niente, lasciamo tutti così. Tanto essendo solo un pezzo ci sarà una mappa mai, ti preoccupare. Muschetto. Oh, questo è buono invece. Perfetto, di uno, vabbè, meglio di un calcio nel culo, mi so dire. Sì, poi non è che devo combattere per forza, insomma. È obbligatorio. Vabbè, andiamo avanti, tutto a posto, forse non ce ne sono, quindi si va tranquilli. Ok, ti confonde la mente, gli uomini si perdono in essa, la maledizione. Sei degna della tomba, dovrai combattere i tuoi paure più profondi, insomma. Combatti il tuo passato. Ah, quindi si vede la tua storia. È terribile come i figli del re siano alla gola l'uno dell'altro, quindi si combattono l'un l'altro. Non è nemmeno morto e già si stanno uccidendo l'un l'altro per la sua eredità. Se fossi stato il re non vorrei svegliarmi dal mio letto di morte. Cos'è questo chiacchiere inutile? Via! Ci scusi, milady. Non ti preoccupare, mia piccola. Stiamo solo parlando di cose senza senso. La tua mamma è qui con te. Ora si fa tutta la sua storia così lenta. Madonnina, perché mi stanno dando questo? Gli eventi che hanno portato te verso la maledizione. Sarà il tuo ostacolo, sarà un tuo ostacolo. Ah, e qui? Avete avuto questa visione anche voi adesso? Era il passato di Amalia. Sento che Amalia e Batrazzi sono dietro quel muro. Che sta succedendo? Quello con le spade mi sa che. Ah, eccola qua. Cos'è questa un'illusione? Vuoi combattere? Facciamo la finita con questa prova. Oh yes! Ma sì, va.
Vai, Ben, vai! Madonna, non è di massato, guarda. Dai, dai, spicca solo. Boom! Ha messo lo sviluppo forte. Ce l'ho fatta. Davvero? Se guardi dentro te stessa, hai appena sconfitto una piccola falsa copia di te stesso, un'idea. Dov'è la vera principessa Amalia? Ah, quindi magari evolve come personaggio vivo, però a te, in realtà, che è già cresciuta. Questo veleno è usato dagli assassini vati. È completamente senza sapore e senza odore, e uccide chiunque in 2 ore. Questa è sua mamma. Ah. E Mecate, è davvero quello che vuoi? Metà dei parenti di Amalia sono già morti e sono in tempo prima che arrivino a me o a lei. Devo agire prima. Ah, voleva suicidarsi con la figlia. Sarola, lo ricordo bene. Prima la vecchia e poi i più grandi eredi del trono morirono. Il più vecchio perché è stato... Ah, perché era il diretto erede e doveva essere ucciso. Il più giovane perché era più facile. Quando i primi bambini morirono durante la caccia o un infanticidio, nessuno sospettava nulla. Quando 5 bambini e una concubina erano morti in 2 settimane, le voci sono iniziate a spargere. I successori iniziarono a combattere per l'eredità e il palazzo del re è diventato un covo di vipere. Ah, minchia, mi ama. Oh, boia. Proprio così? Nel sonno, a coltellate? Cosa hai fatto a mamma? Non mi ha dato scelta, se non avessi uccisa sarebbe stato il mio turno. Mamma! Puttana! Ah! Scusami. Una volta eravamo una grande famiglia, ma adesso come mostri ci uccidiamo l'un l'altro. Mamma, non voglio morire. Vorrei vendicarti. Vorrei vendicare entrambe. Ecco l'uomo mascherato, eh? Cosa sta succedendo? Eccolo. Ma spero di incontrarlo, lui, che è grandissimo. Benvenuta al bivio del destino. Mia madre è sempre stata una donna fragile. Quando ho sentito dagli altri bambini cosa stava succedendo in questo palazzo, sapevo immediatamente che mia madre sarebbe stata una delle vittime. Era troppo debole e dolce, insomma, morbida. L'amavo e volevo proteggerla. Ma come può un bambino proteggere il suo genitore? Ero senza potere finché l'uomo mascherato è apparso. Volevo potere per vendicare mia madre. Ho desiderato la magia del fuoco che potesse uccidere i miei nemici. La magia dell'acqua in modo che potessi soffocarli sulla terraferma. La magia della terra se potessi distruggerli arto per arto. E quindi ho pagato il prezzo e ho ricevuto la maledizione, ma invece di ottenere il potere di uccidere i miei nemici, il fatto ironicamente mi ha dato il potere di curarli. Ah, vedi, figo, un cambio di cosa però. Facciamo un brindisi al recupero del nostro re. Ok, potrà dirlo per te in autonomia, ma sono certo che è felice che tutti mangiamo insieme. Ha curato il re! Ah, vedi, quindi è tornata un po' la pace. Quindici assaggiatori sono morti per veleno. Ah, il servitore ha trovato sempre più difficile trovare dei rimpiazzi. Per recupero di... Ah, ok, per evitare che qualcuno avesse avvelenato il pasto, tutti dovevano mangiare insieme. Il re l'ha fatto, l'ha guarito lei, capito? Tantissimo. Questo è un segno di riconciliazione. Insieme su questo pomeriggio troveremo cosa abbiamo perso. Siamo famiglia dopo tutto, non è vero? E se qualcuno non beve quel vino o mangia la zuppa, sappiamo esattamente che sta ancora vestendo il costume da serpente. Hanno mangiato tutti, hanno bevuto tutti e era una famiglia. E se niente fosse successo... Ah, come se niente fosse successo, come se non fossero morte moltissime persone. Ah, mi sento tutto pizzicare. Questo vino è velenoso.
No, io no. Tutti al tavolo eccetto per mio padre, che non era permesso, hanno mangiato la zuppa. Tutti gli eredi del trono hanno mangiato il veleno che qualcuno aveva mischiato al suo interno. Quel giorno non so chi l'ha fatto, forse è stata una concubina che ha perso il suo figlio e ha dato la sua vita per vendetta. Ma dentro di me credevo che mio padre avesse fatto perché era deluso dalla famiglia. Vedere uccidere l'un l'altro deve aver distrutto il suo cuore. Certo, anch'io ho mangiato la zuppa e ero anch'io avvelenata, ma io non sono morta. Grazie al mio dono della cura ho eliminato il veleno dal mio corpo. Ero l'unico erede al trono rimasto. Porca puttana. Guardatevi, non è stato il veleno che vi ha ucciso, diciamo, le vostre ambizioni. Ah, cavolo, il padre è morto 3 giorni dopo e sono diventato la sua erede. Così? Fermati, non voglio vederlo, liberami. Vabbè, sei alla fine così, papà, insomma. Hai visto? Cosa ha dovuto passare Amalia? Dobbiamo trovare un modo di raggiungerla. Amalia ci sente? Aspetta. Fermi. Non mi serve nessun aiuto. Sono cresciuta in un covo di vipere. Posso farcela da sola. Non mi serve nessuno. Allora, passa a Batrazzo, come minimo. Basta che Batrazzo si sa più o meno, però vabbè. Ok, devo passare la testa da solo. Va bene, andiamo avanti. Ta 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 ta
uno in più, sempre meglio di zero. Cioè, mi raccomando, in settimana si va a vedere Fall Guy o Pianeta delle Scimmie, quindi tieniti libero, perché qui se no finisce a schifo. Questo mi piace, dai, bello. Vabbè, ma sì, si fa così. Ok, ora tocca a lui. Quanti abbi battaglia hai attraversato? Quante battaglie hai dovuto combattere come mercenario? Il respiro della morte era sul tuo collo, senza guardare indietro né avanti, vivendo solo il presente. Adesso una persona importante è apparsa davanti a te e devi guardare la tua missione, devi guardare indietro. Possono sperare le chiacchiere? Se vuoi guidare questa maiden, devi essere in grado di guardare il tuo passato. Era un fabbro? Questa è la più bella armatura che hai creato finora. Grazie. Manca solo qualche incantesimo. Un giorno voglio vestire anch'io. Ah, Rehorin, Batrazza e Rehorin. Voglio vestire anch'io una delle tue armature, papà. Un giorno sarai in grado di costruirtele da solo, perfino migliori delle mie. Pensi davvero così? Sarebbe fantastico. Andai da ogni parte, è vero, però si combatte se stesso. Ah, questa è proprio che devo affrontare? Facciamolo. Bella! Va bene, andiamo avanti con questa, insomma, lo demolisco. Sì, va. Sì, puoi attaccare un'altra volta, vai, ci sei? No? Ah, ce la fo, ce la fo. Ah, grande, vai. E alla fine? Freddo e spietato ha ucciso i tuoi nemici. E puoi distruggere il nemico che sta dentro di te. Tutti, armatevi. Siamo sotto attacco. Che succede? Che sta succedendo?
Vandy sta arrivando, preparatevi. E Orin, dentro la casa. Sì, papà. Ai 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 ai. Sembravano un insieme di mercenari, erano ricchi come il re. Ehi, Fabbro, che gruppo siete voi? Ti lascerò vivere così che possa rispondere. Ti ho lasciato vivere in modo che tu potessi rispondere alle mie domande. Se ti rifiuti di parlare, allora morirai pure te. L'ordine di Leon è stato il mio lavoro per tutta la vita. Non ero grande come gruppo, come era nei giorni di mio padre e mio nonno. C'erano solo alcuni rimasti. Alcuni nemmeno credevano più che l'Harbinger o le Maiden esistessero. Altri avevano i loro piani per il loro futuro. Io appartenevo a una piccola truppa che teneva tutti i santuari del Drea in buono stato. Potevi chiamarci i genitori dell'ordine. Eravamo costantemente sulla strada e abbiamo visto ogni tipo di paese. Era una vita eccitante finché questi banditi non ci hanno fatto un'imboscata. Ehi, boss, guarda questo bambino. Ora l'ammazzano, sicuro? Rehorim. Ah, la puoi parlare. Per essere onesto, non volevo sentirti più. Uccideteli tutti. No, papà. Ah, Rehorim. Ah, il figlio, uccideteli. Lasciate mio padre stare, mio padre. Rehorim, cosa avete fatto? Perché? Ah, com'è toccante. Mandate suo padre dietro di lui. Ah, sono arrivato giusto in tempo. Il mio cuore era pieno di pena in quel momento, ma anche grande vergogna, dato che mio figlio è morto preoccupandosi per la mia vita. Dopotutto, sono i genitori e devo prendersi cura dei figli, non il contrario. Ma mio figlio era forte, forte di me, più forte di me. E la sua volontà ha chiamato il fato per ricevere la maledizione, ha pagato per col suo corpo. Ha ricevuto... No, fermi. Ha chiamato il fato per ricevere la maledizione, ha pagato nel suo corpo e ne ha ricevuto uno nuovo in cambio. Quindi? Ah, l'armatura! Perché questa armatura si sta muovendo? È un incubo! Sei Rehorim! Maghi, a me! Rehorim! Ecco, sotterrai, miserabile ferraglia, come osi? Hai ucciso così tanti miei uomini. Beh, almeno ho abbastanza ora per assumerne altri. No! E tu? Quindi il figlio ha chiamato il fato? Ah! Gli ha detto figlio del maestro che può baciarmi il culo. Ah! E pian piano che il sangue lasciava il mio corpo, ho pensato che potesse essere Orim. La sua armatura era a terra, il suo elmo era diviso in due e c'era un grande taglio nel suo torso. Nonostante non fosse il corpo di mio figlio, ho sentito la sua anima troppo bene. Era ancora vivo dentro quel metallo nero, scuro. Dovevo proteggerlo. Era ancora vivo, è tornato, vedi, eccolo qua. Ah, due in un pomeriggio, in un posto. Non mi è mai successo. Adesso sai la procedura, vero? Dammi un sacrificio e ti dirò la maledizione. Prendi quello che vuoi. I miei arti o il mio intero corpo non mi interessa, voglio solo proteggere mio figlio. Ah, che toccante, molto toccante. Ho già preso un corpo oggi, quindi mi andrà bene con braccia e gambe. A proposito di questo potere, il potere di controllare il metallo. Oh, ma quindi le braccia e le gambe di metallo che ha? Sono fatti col metallo di suo figlio. Che succede oggi? Uno dopo un altro si rialza dalla sua tomba, Rehorim. Cosa hai fatto a queste persone? Cosa hai fatto a mio figlio? Non ti perdonerò mai, ti ucciderò. No, ti uccideremo. Ah, ti
pentirà di quello che ci hai fatto. Già sta parlando, non dovrà fare niente da solo. Non ci serve nessuno finché siamo insieme. Quindi lui parla più perché lui è addosso al metallo con l'anima del figlio. Questa è la sua vera debolezza. Entrambi non potete chiedere per aiuto. Voi siete meglio da soli. Porca trombina. Uff. Ovviamente parla tanto. Per fortuna sto finendo il piatto, non posso sentirla più. Credete che chiedendo aiuto agli altri mostrerete le vostre debolezze, ecco la vostra rovina. Se è così che dici, se noi eravamo bravi in grado di chiedere aiuto agli altri, allora saremmo davvero deboli. Glenn, tutti voi, aiutateci! Fatevi, rendetevi utili per una volta, voglio dire, aiutatemi per favore! Parola. Amalia, Patrazza, dobbiamo passare di qui. Allora, legnate. Cos'è questo? Un muro vivo. Se questo muro è un mostro, allora possiamo ucciderlo. Ok, salviamo un attimino. Tipo qui. Che ne dite? Ok, allora. Tanto facciamo così. Vai, tanto pensa bene. La turbina. Vai, ottimo. Ah, posso rubare però. Ah, ho sbagliato. Facciamo così, Perfetto. Ruba, vai. Vabbè. E se fai ti pare, bello. Ok. Beh, questa cosa è fortissima. Beh, ragazzi, Vedete quella all'acqua? Va bene. A bomba. Perfetto, perfetto. Ok, ottimo. Perfetto. Affanculo. Ah, pensavo di aver vinto, più bello che te. Vabbè. È tanto indifferente. Proviamo così, dai. Cazzo. Ho capito, dai, si fa. Ah, devo fare un cretino. Ok. Qui qualcuno si deve curare però, ragazzi.
credi, un deficiente sono. Dai. Ok, andava no, di puro, di più. Ok. Changer le dame, vai. Noia. Tutto e niente. Curiamoci, vai invece. È morto ora, che cazzo. Vaffanculo. Questa roba è una bomba. Ma scusa, c'ho lei. Ciao bello, ciao. Vai, vai. Comunque sta bella, la parte dall'altra è scandalosa, però. Perché sono forte. C'è poco da fare, si può battere il re. Oh, un grimoire shard, Amalia Patraz! State bene? Giusto in tempo. Chiesto per aiuto, i tuoi amici sono venuti. Nonostante la maledizione, vi siete provati degni. Dovete avere accesso alla tomba della mia regina, insomma, Patraz. Senza... è inconscio, insomma, è svenuto. Andate avanti, sto io con lui. Sei sicura? Non sento nessun pericolo. Andiamo avanti. Torneremo da te in un minuto. Mia sarà morto, no? Vabbè. Abbiamo combattuto duramente per ottenere l'entrata. Eppure siamo rimasti indietro. Mi sento abbastanza stupida. Andiamo da parte, giusto per sicurezza. E lei? È Lady Reina? Un fiore. Il suo corpo è completamente decomposto, ma i fiori sbocciano come se fossero appena messi. Pensate che qualcuno sia stato qua recentemente? Dove sono i fiori? Scusate, ne vedo. È una lilia eterna, non so lilia che vuole dire. È messa nelle tombe dei nobili spesso. Passisce mai. Dov'è la chiave? Vedo niente. Viat. La tomba di Lady Reina. Grande lavoro. Ah. Quanto abbiamo cercato questo posto. Grazie mille per averci portato qua a Senna. Viat. Killian. Sembra ci incontriamo di nuovo, Glenn. Mi conoscete? Ah, che imprevisto è il destino. Un segno che questo è il percorso giusto. Il Papa... ci ha guidato qui giustamente ancora una volta. Volete dire che vi ho portato io qui? Ah, l'ancora di vita, Life Anchor. Cosa state facendo? Sono in ginocchio, pazzo. Per aver dimenticato le buone maniere. Siete davanti alla reincarnazione della Madre Sacra, la donna che ci riverà dell'Airbinger. Scusate. No, Madre Sacra, il Papa ha richiesto l'udienza con te.
Vuoi farmi incontrare il Papa? Vuole supporto e vuole supportarti nella tua missione. La Chiesa si propone di guidare il mondo a un futuro migliore attraverso l'innovazione tecnica. Ma da quando, fin quando il male dormirà, giace dormiente, non ci sarà un futuro migliore. Dobbiamo distruggere il male insieme. La Chiesa appartiene all'ordine di Leonard. Possiamo fidarci? Io non posso. La Chiesa ha troppe ombre al suo interno. Ma se combattiamo sullo stesso lato? La domanda è, abbiamo scelta adesso Piat? Vi raccomando calorosamente di venire con noi. Se pensi che sia la Madre Sacra, sicuramente ti garantirà la sicurezza dei miei militanti, insomma. È certo. Allora ascoltiamo cosa il Papa vuole dirmi. Eccellente, comunque per questioni di sicurezza dobbiamo prendere in custodia il grande grimorio. Non potete farlo. Non potete camminare con un'arma di distruzione di massa per la capitale della Chiesa. Per favore, non sfidate la volontà del Papa. La pietra rimane nelle nostre mani. Fate come dice Viat. Cosa? In tutta Eldrea sono poche persone forti come lui. Non importa quello che dice, a prescindere da quello che dice, insomma. Grazie, Len. Mi prenderò cura della pietra. Non dimenticare che ho dimenticato cosa hai fatto sull'Aurora. Certamente no. Ah, non dimentichiamo l'origine la ragione per cui siamo qua. La chiave. La chiave sarà un pezzo di scherzo, di sicuro. Ma il chiudere la chiave. Il Papa ti spiegherà tutto. Adesso per la tua sicurezza possiamo andare. E ce ne andiamo. Wow. Marilea. Ma che figo! Ma qui vola tutto comunque, manca andare nello spazio, invece è andare nello spazio. Questa è la pietra della chiesa, un'intera città volante nel cielo senza nessuna isola volante sotto di essa. Ah, è solo una pietra da gettare. Sicuramente non può essere un'incidenza che Marilea faccia la sua vita sopra l'Aranis. Arguto, Sua Eccellenza ha mosso tutti i suoi ingranaggi in modo da trovare la tomba di Lady Raina e la sua chiave. E ha avuto successo più velocemente di quanto pianificato. Sua Eccellenza è a bordo. Comunque. È all'estero. Arriverà in due giorni. Nel frattempo, la Madre Sacra e i suoi companion, i suoi aiutanti, insomma, i suoi compagni, possono godere dell'ospitalità di Marilea. Mi sembra familiare, la stessa architettura delle mie memorie. Qualcosa di questo posto sembra familiare anche a me. Vai, secco. Glenn, possiamo investire bene, dobbiamo portarlo a un dottore. Avete sentito, uomini, portate le figure dei ospiti della Madre Sacra. È alto 7 metri, detto qua. Come sono benedetto, avere la Madre Sacra rinata durante la mia vita è uno dei più grandi doni che il nostro Dio potesse offrirmi. Se abbiamo un problema, io credo... Cosa? Una dei loro Sky Armor, le nostre Sky Armor, sta manca. Qualcuno deve averla rubata durante il volo qui. Durante il nostro viaggio, chi userebbe... Aspetta un momento, dov'è Kylian? Non ha già lasciato la nave? Il grimorio dov'è? Sir? Ma che bello! Quel dannato ragazzo! Quindi Kylian si è preso il grimorio, noi siamo prigionieri, tra virgolette, del Papa e lui dorme, dato che lui va. Meno male che la celebrazione dura solo una volta l'anno. Mi sembra sempre un risparmio di questo, vabbè. Len, ho cambiato idea, Timothy. Portami via da questo posto. Preferisco morire che sposare Van. Ci sposeremo e troverò un nuovo sogno, ma devi stare qua. Non puoi abbandonare il tuo destino, Len. Continuerai a vivere qui e ritroverai una casa nella città. Non voglio questo.
Ti serve solo la mia anima, non è vero? Come vivo la mia vita finché muoio non è il loro interesse. Len, se qualcosa succede e muori, la canzone di Mana Flora non funzionerà. Allora il tuo eco si dissiperà come quello di qualunque altro e la tua missione sarà fallita. E così sia, ci sono altre Maiden. Meglio vivere una vita al suo pieno che un'eternità di noia. Len, ti amo. Ai. Come osi... Vanna, cosa stai facendo? Sei ubriaco? Come osi cornificarmi, insomma. Pensi sei divertente? Sei mia? Tua? I tuoi parenti mi hanno portato da te come un oggetto. E l'ordine ha accettato le loro generose donazioni. Ah sì, potevi aver cancellato il nostro accordo, invece credo che tu voglia i miei soldi. E nel frattempo ti diverti con quest'uomo. Fuori di qui. Aia, vuoi uccidermi? Ah, fammi provarci. No, fermi entrambi. Tu. Cazzarola, sapevo tanto. Li muoiono tutti praticamente. Cosa? Len. Ma cosa hai fatto? Non volevo. Codardo. Len, aspetta. Sembra brutta, non è vero? La vita è profonda. Abbiamo dovuto lasciare questo posto prima. Proverò un dottore. Non penso possa aiutarmi. C'è un altro nuovo modo in cui posso salvarti. E cioè? Avanti! Questa era questo però. Dai, muoviti. Apra padre! Ah, sei te H03? Che è successo? Dio, tutto il sangue. Non c'è tempo di spiegare, sta morendo. C'è la canzone di Mana Flora. Dobbiamo andare il suo eco nel maestro. Non è qualcosa che posso decidere di mia spontanea volontà. Proprio una maiden muoia e il suo eco svanisca? La sua anima porta i guardiani, insomma, se alzo i guardiani. No, non posso, dammi 10 minuti. Mi occuperò delle sue ferite. Nel frattempo. Una cosa, dovete mandare anche me. Timothy! Cosa stai parlando? Sai che la canzone è solo per le maiden, è proibito mandare altri. Ti scongiuro. E questo che davvero vuoi, Timothy? Che cazzo fa? Porca troia! Sei diventato pazzo? Padre, faccia cosa dice, non voglio... Non senza Timothy. Se non lo mandate con me, morirò con lui. Ok, farò come volete. Mettetela in mezzo. Guarito? Che è successo? No, aspettami. Lontanati, Timothy, una alla volta. Quindi il suo eco viene scomposto. Non importa quanto tempo ci voglia, non importa dove finiremo, ti cercherò e ti troverò. Aspetterò, Timothy. Non importa quanti anni passeranno, fino ad allora il mio più grande amore. Ai ai ai, è fatto adesso voi, Timothy, nel mezzo, grazie. Sta facendo un po' un casinato, questa trama, però arrivo. Aspettami, questi sogni mi scombussolano un po' in realtà. Cioè, tu a cosa è funzionale questa roba? Ah, ancora il sogno. Timothy, può davvero essere che io sia... Perché il mio corpo si sente così differente? Devo trovare Len. Senti la comoda, Len. Dove sono tutti? Un giro per la città. Devo andare da Len. Non ti fermerò, ma non strafare, ok? Ok, skill. Yeah. Impara una nuova abilità. Ti diamo agilità più 2. Sì. Tutto questi. Questo è forte però, Questa la vorrei dare in realtà. Però prima diamogli un'agilità, ma sì, tanto. No, va bene. Ok, prima l'abilità. Questa ex si leva. Sì, vai.
carrozzerie non ce ne sono. E vado comunque a tutte le parti, che non mi frega niente se ci sono portieri. Ah, sei di nuovo su due piedi, ottimo. Penso che i tuoi amici di Isban, stiamo meglio anche loro, insomma. E sono andati fuori per un giro, va bene. Ora si esplora un po' la città, eh. Ecco, è così, Anna. Sei ospite di sua eccellenza, non è vero? Spero che ti divertirai nel tuo pernotto, pazzo. Aspetta, scusate, eh. Ok, scusate. Marilea, eccoci qui di nuovo in pista. Ok. Ceci, sei sempre? E procede qui. Aria fresca, no, sto bene, sto qua. Vabbè, quindi nessuno parla. Tonk, Sienna non sembra stare bene. Probabilmente gli serve un pudding di Ice Devil. Mira chi c'è, ho già trovato i due, probabilmente, vabbè, dai. Quanti membri del party mancano? Se metto però tanti Last Emblem, quanti sono i membri del party? Sì, vabbè, salvezza attraverso il progresso del nostro credo. Il veramente è completo, domani all'altro lo lascerò a Marilea e andrò in un ritiramento. Vabbè, sì, andrò da qualche parte, ma chi se ne frega, ok. L'ultimo, il volo invece homelessness, va bene. Tutti i dati, vabbè, anche devo essere sincero. Ah, dove vai domani di livello? Che devi fare? Ah, se arriva sopra, quindi posso uscire. Ma vai a pesca? No, andare a lavoro domani, immagino. Posso usare Sky Armor qua, eh? Per fare un pochino prima. Speriamo che non fa giù. E che ti prepari, scusa, per domani? Al pranzo, tipo. Il concetto è di amare il prossimo come tu, come te stesso, se niente si applica ad altri membri si applica solo ad altri membri della chiesa, vero? Stoccata! Di Rob, va buono, vai. Lord Marcus è accompagnato ma da un'arma Sky Armor oscura, deve essere il suo bodyguard personale. Ah, vabbè, ma tutti ci vorrà mai. Prendo il del pilota Handart, ma deve essere una AR come Lord Marcus. A dire la verità sembra strano qui, la chiesa ha portato un disastro sul mio villaggio, praticamente sono il padrone delle mie emozioni, posso controllarmi. Non vinci poco, bello. Ah, forse rozzo, eh. E ci arrivo da di qua, ottimo. Facciamo tutto il giro. Ma ce n'è tre qui. Devo incrementare scorte di cibo a Nabrelia. A causa della lunghezza della passata guerra, la popolazione ha poco da mangiare. Mi spiace, tanto io frego tutto, sempre così ragiona, eh.
Tina Brela e tutte e due robe. Ecco un altro. Ne ho stentate. Ah, vabbè, sono più o meno uguali. Insomma, un paio di orfanotrofi a Pangela. E lei? Avere un posto così grande come Marilea nel cielo non è niente di particolare per noi Arnstrike. È una nazione famosa per la nostra tecnologia di aeronavi. Abbiamo alcune aeronavi grandi come questa città. E hai visto il caravan, la carovana Genos? È ancora più grande. Che dice questa? Altri inquisitori sono permesso solo di togliersi gli elmi in privato o davanti al Papa. In ogni modo, se il Verde non fa nemmeno quello, deve avere un voto o qualcosa. Qui veniamo un po' di robietta. E niente. No, perfetto, ombra. No, no, no. Vabbè, questo non so. Per nessuno qui. Adesso mi vede niente interessante, senti. Questi ce ne 30 milioni, perfetto. No! Len, eccoti! Sei di nuovo sveglio, che sollievo. La tua faccia è ancora pallida, dovresti stare nel letto. Ascoltami, Len, ho avuto un altro sogno. Fino adesso non potevo ricordare la vita precedente. Non ricordo ancora tutto, ma so chi sono. Grande, sono contenta per te, Glenn. Non posso spiegarmi finora, ma sono sempre sentito vicino a te in maniera inconscia. Ho realizzato che in Cortara dove eravamo. L'ho realizzato quando eravamo da soli a Cortara. Quindi ci conosciamo dalla nostra vita precedenti? Non ho avuto quella sensazione? Non sono sicuro di cosa significhi, cosa voglia dire. Io ero un insegnante nell'ordine di Leonard. Non può essere. Ricordi che sei quasi morta e abbiamo dovuto mandare indietro il tuo eco? Io ricordo. Ti ho seguito subito dopo. Sono io. Timothy. Sei Timothy. So che sembra impossibile, incredibile, ma io... Len, aspetta. Lasciami stare. Cosa succede? Non capisco. Vai, casino. Lasciala sola. Ma... Non hai licenza per niente? Da un giorno all'altro Len è sopraffatto dalla memoria della mia vita. E fortunato sei ancora sana di mente. Probabilmente gli serve solo un po' di tempo per mettere in fila le memorie. Tempo? Sì, probabilmente è questo. Così. Sua Altezza, i visitatori da Marilè è qua. Portatevo dentro. Ah, c'è una spia. Ah no, ecco Killian, va, sempre lui. Cosa te, come ti hai detto, ti chiamavi Killian, Sua Altezza? L'informazione su Marilea ci ha servito bene. Ho notato. Non sono scappato. Ah, non mi è sfuggito mentre venivo qua. Stiamo evitando le tue truppe. Beh, un buon osservatore. Ed ecco perché ho paura che non sarò in grado di lasciarti andare, ma... Parla, cosa ti porta qua? Ma questo è il Gran Grimorio. Come sei andato in suo possesso? L'ho preso da tua sorella, non ti preoccupare. Non lo ho fatto male. Non mi importa più, ma perché sei stata portata a me? Sai cosa sta portando nella tua mano, vero? Lo so, l'ho portato perché te sei il vero regnante di Valandis e questa arma è tua. Te sei il legittimo proprietario. È questo che pensi, Sua Altezza, che del Killian mi serve la più grande ricompensa che possiamo offrire. Ci ha portato l'arma che ci garantirà protezione per sempre. È vero, la infinita gratitudine di Tarin. Per avere cosa vuoi, oro, terra, titolo nobiliare, tutto. Tutto questo, quello che voglio è un posto nei ranghi di questi generali, così come il loro potere. Sei serio?
Che insolenza, ma dopo il generale Godfrey è morto, siamo in realtà alla ricerca di un nuovo rimpiazzo. Killian è il tuo nome? Se vuoi tutto quello, allora abbiamo un patto. Ah, quindi diventa... Andiamo a esplorare ancora un poco. Ma qui non c'è niente. Entrare qua. Visto? Caso della guerra Annabella, tutti gli orfanotrofi sono strapieni. Ecco perché trasportiamo questi orfani di Annabella alle loro nuove case abbattute. Ahati. Adesso gli orfani. Sapete che tutte le nostre tecnologie di Skyarmor sono basate su tre leggendarie armature Sera? Sono chiamate Caspar, Melchior e Baldassarre. Figo. Questo è interessante, eh? E lui? Si vengono a Nabrelia, qua. Ah, cavolo, era qualcuno dei suoi amici è morto di freddo a Nabrela. No, pensa, no, perché non avevamo più una casa. E quando, ragazzi, sempre più macabro qua, eh? Vorrei che, non so, ci pigliasse bene per una volta. Ma scusami, come può arrivare dall'altro lato, scusami, eh? Ma come ci arrivo? Ah, da qua! Da qua! Ecco perché. Ma no, che si deve mettere tutto sto casino e prende un forziere dove non ci sarà niente, Madonna, va. Indovina, roba inutile. Cosa sta facendo Amalia? Ok, Cress, dobbiamo imparare come fare queste piccole chiacchiere. Cosa stai guardando? Devi dire, cosa stai facendo, Patrazzi? Tutto bene, perché chiedi? Le tue gambe e le tue braccia appartengono a tuo figlio? Non esattamente, sono mio figlio, o almeno parte di cosa era rimasto di lui. Comunicare con lui? No, è impossibile, ma posso sentirlo, posso sentire il suo etere. È già qualcosa. Stai chiedendo un sacco di domande mentre stai tenendo un sacco di segreti per te. Segreti? Hai visto il mio passato, io ho visto il tuo. Sì, ma non hai visto. Abbiamo visto tutto. È vero. Dovrei dirti i miei segreti altri che ho visto i tuoi. So cosa vorresti chiedermi. Qualcosa ho pagato, giusto? Cosa ho offerto per ricevere la maledizione? Il potere di curare non è stato economico. Potevo offrire uno dei miei parenti, ma non avevo un grande legame con loro, quindi l'uomo mascherato non ha accettato. Certo, ovviamente non l'ha fatto. Che volevi liberarti di loro, quindi sarebbe stato troppo conveniente. Sfortunatamente sì, invece ho pagato con un po' della mia vita. Ho pagato col mio futuro, tuo futuro. Tutti gli anni che avrei vissuto in questo mondo glieli ho offerti. Non dirmi, non ho molto da vivere. Ah, forse un anno, massimo due. No. Sì, ma ora chiudo anch'io, ma visto, finisco sto dialogo e chiudo. È un apprezzo altissimo. Almeno col potere di curare avevo avuto la chance di aiutare un sacco di persone prima di abbandonare questo mondo. Sei forte, Amalia. No, credo di aver ricevuto la maledizione perché ero troppo debole. Ero solo un'altra vittima del di palazzo, ma con i miei parenti ho ricevuto la chance di vivere alcuni anni ancora. Sono stato fortunato. Se mi senti in settimana ci si fa vedere al vaccino, ma ti faccio sapere allora. Ciao.
martedì o mercoledì o giovedì, ora si vede, insomma, o anche venerdì. Dai, buonanotte, io ora mi chiudo tanto. Grazie per essere passato. Non sto fortunato, non ero forte. Eri una bambina, non dovevi essere forte. È il compito dei genitori proteggere i loro figli. I tuoi parenti e i tuoi genitori hanno fallito, così ho fatto io. A ogni modo, ci chiediamo se ci fosse modo di liberarsi dalla maledizione. Se c'è, non lo troveremo nel mio tempo disponibile, probabilmente no. Guarda che si scopre comunque. Vabbè, devi dormire, papà. Devi tornare al motel. Il mio corpo non è ancora recuperato, finalmente. Qui che c'è? Non c'è la mappa, c'è un cazzo. Ah, però c'è un coso qui. Allora, andiamo a vedere. La chiudiamo perché non voglio staccare. Dove vuoi andare? Ah, è un ascensore? Dove cazzo sono finito? No, aspetta, non voglio andare giù, voglio andare su. Ah, l'udienza di Sua Santità. Non è disponibile, ecco perché la cosa è così lunga. Ah, non si dice nessun Airbus. Va bene, mi interessa. Ok, ci servono le chiese. Non è disponibile, ma potete mettervi in fila. Va bene. Siamo più soldi. Tutti a chiedere qua. Aspettiamo un attimo qui, però se voglio salvare prima. Ma ah, perfetto, così al massimo chiudo, dai. Entrare, ok, solo... Ok, puoi andare. Ok, ma non te lo consiglio. Ah, le armature, bello. Vabbè, il lavoro è una tortura, ma mi abbiamo un tetto sulla testa. Ok, lavorate. Siamo arrivati al lavoro, anche se ci sta distruggendo. E abbiamo VAP. Ok, siamo riparto giù, sta andando benone. Ah, seguiamo questa parte qui. Ah, testa decorata. Allora, noi sembra che beviamo solo acqua sporca, ma in realtà abbiamo mangiato anche dei pezzi di carne. Che animale sia? Dovresti sapere cosa chiedere per essere felice qua sotto. E i nuovi sono arrivati. Guarda quella gamba, deve essere stata una grossa mucca. Grande come un mostro almeno. Questi mangiano carne di mostro. Ma che posto è questo? Madonna, è una tortura. Minchia. Tutti sono soddisfatti. Ok. Tutti soddisfatti a averne di più. Ok. Le finestre persone sono le persone, gli esseri umani. E quindi come niente, vedi? Lavorano sulle macchinari. Sembra il lavoro è duro, ma sono veramente talentosi, potrebbero spostarsi a ricerca e sviluppo a Gamberdram. Ah, quindi è tipo una selezione, vabbè. Cosa devi fare? Oddio, devo portare quella povera donna un terribile messaggio. Il suo marito è morto mentre si faceva riparazioni fuori dal muro della città. Era così stanco da tutto il lavoro che non era concentrato e ha sbagliato un passo. Come glielo dirò? Ah, oh, gli ho rubato proprio il soldo dei stronzi proprio, l'ho rubato anch'io. Più lavoratori che letti. Ok, questo San Vaso odora di cacca. Sono malata una settimana fa, mio marito doveva fare tutto il lavoro per supportarci. Ai belli, va
buono, buono. Questo è terribile. Ok. Qui non c'è niente, si può uscire. Qui non posso andare. E qua sì. Perfetto. Bell'effetto però, grandissimo. Sereve una volta chiamato l'orso del cielo del nord. Sembra che combattesse fieramente in battaglia. Come andare qua sotto? Voglio andare qua sotto, scusate. San forziere, ah no, qua devo passare sotto. Qui posso parlare un po' di gente. Sei interessato come la chiesa è strutturata? Sì, dai. Società di Gramma consiste in vari dipartimenti che servono per migliorare il mondo attraverso l'avanzamento tecnologico, inclusive la Chiesa. Nonostante la società è creata dalla Chiesa e now adesso è un dipartimento uguale. Similar. Molte persone non capiscono questo perché pensano che la Chiesa e le popolazioni secolari siano antitevoli l'uno all'altro, ma Dio ci ha dimostrato che questa fusione funziona. Grazie alla nostra fede portiamo persone a aprirsi al progresso tecnologico. La Chiesa è chiamata Dipartimento di Coltivazione, organizzazione, ma raramente una sala di pubblico non so cosa mi riesce. Ok, perfetto. Sono donazioni, va bene. Tutti i dipartimenti hanno la stessa autorità, la Chiesa è uno di essi. Insieme dobbiamo portare Andrea a un miglior futuro attraverso il progresso tecnologico, quello si era capito. Fin qui ci sono arrivati più o meno tutti. Vabbè, ci sono già stato anch'io. Devo andare prima là sotto, dai. Non muovere, ti devo salvare subito, poi finirò di esplorare, dai. Devo solo esplorare questo puntino qua giù. Oh, forse. Meno male. Questo è il mio secondo tempo in Marile, è la seconda volta in Marile. L'ultima volta stavo 250 anni fa. Come memoria di Yonar non ricordo. È più o meno come quella di Yonar, quindi non mi ricordo granché. Però mi tengo un diario così che possa. Che può. Ah, mi può occupare l'intera da scappare. Ecco perché. Ok, lo porto con me, insomma. Sì. Ragazzi, devo chiudere per forza. Continueremo prossima live, quindi prossima settimana un'altra esplorazione di Marilea e sarà una figata, vediamo cosa succede, dobbiamo incontrare il Papa, devo fare un po' di robetta, quindi secondo me sarà abbastanza ranzo. E poi non so adesso cosa ci aspetta, cosa dobbiamo fare, perché qui ora ci hanno catturato, non ho veramente idea, però sarà secondo me molto entusiasmante, dato che sta scoprendo sempre più roba, tra l'altro abbastanza anche pesante, il futuro di Amalia, la storia di Batraz, insomma bello, vediamo cosa ci porta tutta questa storia, ragazzi. Quindi grazie per essere passati, io vi saluto e ci sentiamo settimana e buonanotte viaggiatori, alla prossima.